Buongiorno Friuli Venezia Giulia, ben alzati e benvenuti a Buongiorno Regione, il nostro appuntamento del mattino, 7.30 puntuali in diretta fino alle 8. Martedì 28 maggio, allora i nostri appuntamenti consueti con le informazioni di servizio, webcam su Monfalcone, così diamo subito un'occhiata a che tempo che fa. E anche vi anticipiamo il nostro approfondimento. Parleremo della guerra in Siria, una guerra dimenticata soprattutto dai media. 90.000 morti, almeno questi sono i dati delle Nazioni Unite. Ne parleremo perché ospite in studio con noi c'è un reporter di guerra, un giovane blogger che arriva da Monfalcone. Si chiama Giacomo Cuscunà, ha 26 anni, ci racconterà la sua esperienza, ha vissuto per mesi ai confini tra la Turchia e la Siria, ha vissuto nei campi profughi, ci porta i suoi racconti e soprattutto le sue immagini. Davvero una esperienza e un racconto da non perdere. Allora torniamo al quotidiano. Abbiamo anticipato in apertura la guerra civile in Siria. A parlarne con noi oggi c'è un reporter di guerra, un giovane fotoreporter e reporter di guerra, 26 anni. Giacomo Cuscunà, Giacomo, buongiorno e ben Buongiorno. arrivato. Ed è Grazie. di Monfalcone, ci racconterà davvero una guerra dimenticata dai media che ha già fatto 90.000 vittime, senz'altro il numero è non è senz'altro aggiornato, ma tanto per farci capire, una guerra che era cominciata con dimostrazioni pubbliche nel marzo del 2011 nell'ambito della Primavera Araba e si è trasformata in guerra civile nel 2012. Lo sapete, il conflitto vede contrapposte le forze governative del presidente siriano Bashar Al-Assad. al-Assad, scusami, e poi l'opposizione riunita, la coalizione nazionale siriana. La tua esperienza è durata mesi. Ricordiamo che Giacomo ha un blog che è www.canedariporto.it. Interessante perché è davvero un blog da visitare. Abbiamo visto la cartina della Siria Sì. e allora tu hai vissuto per mesi al confine nei campi profughi con la Turchia e lì forse hai cominciato davvero a capire che cosa si viveva sul posto. Ci puoi raccontare qualcosa? Intanto andranno anche le tue foto, devo dire, straordinarie. Sì, io ho lavorato per 3 mesi nel campo profughi di Kilis, proprio al confine tra la Turchia e la Siria. Nell'ambito di un servizio di volontariato europeo, e in questi 3 mesi, assieme a un collega ungherese, ho avuto modo, appunto, non solo di lavorare, ma di vivere all'interno del campo e a contatto con le persone che sono fuggite dalla guerra. E dopo questi 3 mesi, sia nel campo sia visitando la cittadina vicina al confine di Azaz, di cui vedete le foto. Io e Thomas, appunto il mio collega ungherese, abbiamo sentito non solo la voglia, ma la necessità di cercare di raccontare le storie delle persone con cui vivevamo. Quindi da qui è Davanti a nato il fatti progetto. così il silenzio è connivenza, è vero Giacomo? Sì, nel momento in cui ci sono delle persone, adulti, ma soprattutto noi lavoravamo con i bambini, che non vogliono fare altro che raccontare quello che hanno vissuto in Siria e tenere queste storie per se stessi, secondo me, non è abbastanza. Non bisogna solo aiutare, ma anche cercare di far capire alle persone che sono qui cosa sta succedendo. Con questo tuo collega di cui ci parlavi, l'ungherese Thomas Chalmos, state portando avanti un progetto editoriale per dare voce proprio a chi voce non ce l'ha, soprattutto nei giornali, nei media, proprio ai senza voce di questo dramma senza fine. Ci puoi raccontare che cosa stiamo vedendo adesso? Dunque, questo è proprio il campo profughi dove vivevamo, a Kilis, che nell'ambito dei campi profughi in Turchia è, diciamo, quello dove il governo ha investito maggiormente. Questo è il muro di cinta che è stato costruito dopo che nel marzo scorso 2 profughi sono stati uccisi da alcuni militari siriani proprio al di là del confine, che è proprio dietro questo muro, e dove appunto i profughi hanno disegnato dei graffiti inneggianti alla Primavera Araba e alla libertà. Questa Questo è un bambino invece? è una scuola nella cittadina vicina di Azaz, a circa 5 km, che è stata liberata nel luglio scorso, fine luglio 2012,
E nella scuola di Azaz, come anche nelle altre scuole del nord della Siria controllata dai ribelli, vivono i profughi che sono scappati, chi da Aleppo e chi dalle zone dove le violenze sono più forti. E tu sei stato anche, i tuoi servizi sono stati anche ospitati dal blog del Corriere della Sera Solferino 28. E con che stato d'animo rientri tu da esperienze di questo tipo? È difficile, da una parte si formano delle amicizie con persone che vivono lì, che ovviamente non possono che essere delle amicizie speciali. Dall'altro ovviamente ritornare qui e per lunghi periodi non sapere cosa succede alle persone che si conosce dall'altra parte del confine, che lì è un confine vero, non come quello che abbiamo noi qui, non è sempre bello. E questi sono bambini? Questo è il campo profughi di Bab el-Salam, che in sostanza si trova proprio al di là del confine. Questo è il primo campo profughi che si trova in Siria. È sorto nell'agosto scorso, cioè quando dalla città di Aleppo, durante i grossi scontri dell'estate scorsa, le persone scappavano, ma proprio per il raggiungimento dei numeri totali nei campi profughi in Turchia non sono potuti passare il confine, quindi si sono insediati sul confine in attesa di poter arrivare in Turchia. Tu sei giovanissimo, hai solo 26 anni, hai già lavorato in zone difficilissime. Prima della Siria sei stato in Libano, in Bosnia, in Erzegovina, in Kosovo. E questa guerra che cos'ha di diverso? Ma è la prima volta che io mi sono trovato in un contesto di guerra vera. In Kosovo e in Libano comunque sono situazioni di post-conflitto, dove le tensioni ci sono ma non c'è una guerra sul terreno. In Siria e soprattutto in certe aree della Siria la situazione è molto difficile, insomma. Perché questo, come hai detto tu, è un conflitto nel quotidiano. Sì, lì la notte, soprattutto nella zona attorno ad Aleppo, quello che si sente sono sì, le bombe tutte le notti. E per chi è così lontano, e quando sentiamo una voce come la tua si sente vicino, ma purtroppo per poco, in estrema sintesi cosa ti sentiresti di dire? Cosa si può fare davvero? Cosa si può fare e non pensare che sia così lontano. Alla fine sono 4 ore di aereo, proprio sull'altra sponda delle nostre spiagge, quindi tenere sempre un riflettore acceso nella nostra mente. Sull'altra sponda delle nostre spiagge. Giacomo Cusuna, grazie, buon lavoro, grazie a voi. Buon tutto e complimenti. Torniamo al quotidiano, come abbiamo detto, il nostro quotidiano, quello delle previsioni del tempo con Stefano Micheletti.